Pre-registrazione in corso, nuovo videoclip, cari amici, parliamo, vediamo già dalla copertina del video dell'Olimpia Milano e della Virtus Bologna, a tutto tondo, quindi sia di Eurolega che di Lega Basket Serie A. Ma prima volevo fare, come si dice, un piccolo cappello introduttivo circa, diciamo, un'informazione casuale che ho notato in questi ultimi giorni, che insomma sono passati già 5 anni dalla creazione del mio canale ufficiale YouTube e insomma sono un influencer, questo è chiaro, però sono soddisfatto del seguito, diciamo, della stima che comunque, indipendentemente dai numeri di iscritti o quant'altro, propongo nel mio canale, seppur con magari un'offerta ridotta rispetto ad altri youtuber che, non so, con live o quant'altro sono più movimentati o ricchi come attività, però c'è magari come me chi è contento anche del servizio, veri simpli, molto semplice. Bene, ecco, per questo io vi ringrazio, perché diciamo appunto è una soddisfazione per me e ovviamente penso che anche per voi è un piacere guardare i miei videoclip. Allora, parlando di Olimpia Milano e Virtus Bologna, andiamo già in clima continentale con l'Eurolega, dove per quanto riguarda le nostre due compagini italiane abbiamo un Olimpia Milano che ha un ranking di 3 vinte e 5 perse, tra cui 2 vittorie consecutive in altrettante gare molto recentissime, entrambe in casa, prima contro la Virtus Bologna nel derby d'Italia di Eurolega 99-90, poi sempre all'Unipol Forum contro Real Madrid 85-76, mentre la Virtus ha una situazione un po' più ridotta di successi, 2 vinte e 6 perse. Infatti nelle ultime 5 partite abbiamo 2 vittorie e 3 sconfitte. L'ultima è stata una vittoria in casa contro il Maccabi Tel Aviv per 84-77. La settimana prossima avremo un nuovo turno, un nuovo B-turno settimanale, che sappiamo che l'Eurolega è un torneo molto molto lungo e quindi determina di più turni settimanali a bis, chiamiamoli così. La settimana prossima, il 12 novembre, l'Alba Berlino affronterà le scarpette rosse dell'Olimpia Milano alle 20. Sempre il 12 la Virtus Bologna si recherà a Madrid per la super sfida contro i Blancos del Real Madrid. E invece nella 10ª giornata, cioè pochi giorni dopo, avremo Partizan Olimpia Milano il 15 novembre alle 20:30 e sempre il 15 Virtus Bologna Panathinaikos alle 20:30. Ovviamente ricordiamo che tutta
l'Euroliga, come per esempio l'Eurocup, sono offerte televisive di Sky e DAZN. Ovviamente soprattutto le nostrane Milano e Bologna. Invece al termine, concludendo un po' il video, per quanto riguarda il campionato, in graduatoria al momento la Virtus domina insieme a Trento con 6 vinte e 0 perse. L'Olimpia ha ceduto qualche passettino, già 4 vinte e 2 perse, tra cui l'ultima sconfitta, quella a Trento 91-57. Ricordiamo che Milano è già tornata sul mercato con trasferimento da Varese a Milano di Maignan, sicuramente un buon innesto nel roster. Volevo fare un applauso allo Sharks Trapani, neopromossa dopo tanti anni, che ha un ranking già di 4 vinte e 2 perse, facendo molto bene, però ovviamente già per esempio da qui alle posizioni per le Final Eight di Coppa Italia molto molto presto, però siamo una Trapani che si sta difendendo molto bene. È in questo turno che inizia praticamente già da domani, domenica 10, giorno in cui renderò disponibile pubblicamente questo video. Ci sarà Milano che giocherà in casa all'Unipol Forum contro Venezia alle 16:30. E Bologna che si recherà a Varese contro l'Open Job Medis alle ore 19. Quindi difendiamo sempre i nostri colori azzurri, che siano nazionali o di club, come per esempio approfitto per la nazionale femminile di pallacanestro che ha iniziato le sue qualificazioni europee al prossimo torneo continentale che sarà ospitato tra le varie nazioni anche dall'Italia. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Sapete dove trovarmi, i miei vari canali WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Ciao, alla prossima, ciao!